fratelli e sorelle bianconeri, ma soprattutto sorelle che a mezzanotte è San Valentino, benvenuti allo Stadio Olimpico di Torino da Claudio Tugliani, tutto esaurito, 28.000 presenti, compreso i figuranti di cartone, sono arrivati da 10, Malta, Svizzera, dalla Germania, dalla Francia, dalla Polonia, dalla Slovenia e da tutte le parti della nostra bellissima penisola. Questa è la curva nord, fra poco la scenografia della curva sud, e allora, visto che fra poco è la festa degli innamorati, troviamo dei motivi per vorrei bene ai nostri avversari. Sarebbero 29, ma ci fermiamo a 8 per questione di onestà e di tempo, perché ci hanno insegnato che a tavolino non si beve solo il tè, ma si vincono anche gli scudetti. Grande il precedentissimo in primo piano, perché ho scoperto grazie a loro che Helsingborg e Lugano hanno delle squadre di calcio, perché donano dei momenti di speranza a tutti per vincere. Non bisogna avere la squadra più forte, basta arrivare terzi, perché ho imparato il significato del verbo rivolere: non è avere indietro qualcosa che è stato di tua proprietà, ma desiderare gli scudetti altrui. E questa è la curva sud, perché grazie a loro, fratelli e sorelle, oltre al nostro compleanno possiamo festeggiare pure la data del 5 maggio, perché la pagnolada si fa per un fallo a centrocampo e il DVD per la rimonta contro la Sampdoria. Lamezia Terme presente, bravi ragazzi, perché pensavo che all'onestà si andasse per comprare delle giacche e invece ho scoperto che avevano anche lo smoking, il capitano, la storia, la bandiera bianconera, perché piaccia o non piaccia si fa sempre la linguaccia, si può vivere qualche anno in un mondo virtuale, ma prima o poi si ritorna in quello reale. E allora ragazzi, forza, pancia in dentro, petto in fuori, a testa alta, orgogliosi dei nostri colori, lasciate ogni speranza voi che entrate. Questo è l'inferno, è una bolgia, signori miei, e non è via Monte Napoleone. Tifosi juventini e tifose belle come questa, stasera va in onda la Repubblica del Neri, tutti uguali, bianco-neri, 37esima sfida. In campo scende la Juventus Football Club.